Cari concittadini, buonasera. Cari concittadini e non. Questa sera, come abbiamo fatto le altre sere, non ci vediamo tranquillamente seduti nella poltrona di casa per raccontarci cosa abbiamo fatto durante il giorno, ma questa sera ho dovuto recarmi qui in comune, mettere anche la cravatta per essere più presentabile, perché le cose che dirò, le considerazioni che farò, ritengo che hanno bisogno di una sede istituzionale, ritengo anche che appunto non sono rivolte solo a noi margheritesi che simpaticamente ci vediamo tutte le sere per fare il punto della situazione, ma sono delle considerazioni di carattere generale. E allora, sappiamo tutti che un nostro concittadino anziano si è recato all'ospedale di Sciacca, che in quell'ospedale ha avuto modo di stare insieme con altri pazienti, che dopo più di 20 ore, 22 ore, è stato sottoposto a tampone e che purtroppo questo tampone è risultato positivo. Per cui un cittadino arriva all'ospedale di Sciacca, viene trattato come un paziente non Covid, viene in contatto con altri pazienti non Covid, poi la sorpresa, questo cittadino risulta positivo al Covid-19. Ebbene, questa notizia naturalmente ha fatto preoccupare tutti, ha fatto riflettere tutti, ha fatto comprendere ancora una volta che forse qualcosa si deve fare in più per assicurare a tutti un diritto alla salute certo. Ebbene, vedete, io l'indomani di questa notizia sono stato contattato da tanti giornalisti, perché, capite, avrei potuto dilettarmi, avrei potuto divertirmi, visto la mia posizione che ho assunto non solo io, ma tanti sindaci, che se sindaci, società civile, ho assunto rispetto a fare diventare l'ospedale di Sciacca un ospedale misto. Però io che sono un uomo delle istituzioni, ho detto ai giornalisti, guardate, questo non è il momento delle polemiche, non è il momento di alimentare discussioni, questo è il momento di fare tesoro delle esperienze che succedono e fare in modo che possiamo un domani assicurare ai nostri cittadini un ospedale più sicuro. E non ho voluto lasciare dichiarazioni, ho voluto avere un profilo da uomo delle istituzioni, fermo restando che voi sapete, perché più volte ho detto in tempi non sospetti, e non l'ho detto solo io, lo hanno detto tanti sindaci, tanti ex sindaci, il mondo dell'associazionismo, che questa scelta dell'ospedale misto non ci convince e non la condividiamo. A questo ancora nessuno ha dato risposta. Si dice non potevamo fare altrimenti, che equivale a dire non rispondo, perché tutti noi sappiamo che tutti gli atti amministrativi devono avere una motivazione. E allora solo dopo che si motiva, poi si può dire io ho fatto questa scelta perché l'ho motivato. Certamente non si può dire era necessario, non avevo altre scelte. Allora noi ancora attendiamo di comprendere, come abbiamo detto più volte, il perché di questa decisione in provincia di Agrigento, nonostante il Presidente del Consiglio, il Ministro e il mondo intero dicono che non è assolutamente opportuno fare commistione. Però, diciamo, questo ancora lo dobbiamo andare a discutere nelle sedi competenti, spero che qualcuno rinsavisca, e vedremo nei giorni prossimi qual è stata questa necessità assoluta di in provincia Agrigento operare una scelta diversa delle indicazioni avute. Però ritorniamo al nostro caso, ritorniamo a questo cittadino margheritese che è risultato positivo al Covid. Ritorniamo a una dichiarazione, perché vedete, io
tutto potevo immaginarmi, ma non oggi, guardando il telegiornale di Radio Montecroni, ascoltare un servizio dove non ho capito se dovevamo essere felici, se dovevamo essere contenti, che tutto ha funzionato bene. Io pensavo, dopo quello che è successo, che la cosa più normale era chiedere scusa, dire: come vedete, ci si può sbagliare, è successa una cosa che non doveva succedere. Una persona risultata positiva è stata in contatto con altra gente non positiva. Dobbiamo fare allora di più e meglio, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato, cosa non ha funzionato. Questo io ritengo che doveva essere la dichiarazione di qualsiasi persona di buon senso. Un signore arriva in ospedale, è un signore positivo, viene trattato come un signore non positivo, sta nella stessa stanza con altri signori non positivi che, guarda caso, l'indomani mattina ricevono una telefonata per dire: cara signora, veda che lei è in quarantena. Cara signora, veda che a lei dobbiamo fare il tampone perché non sappiamo se è stata contagiata da Covid-19. E allora io dico: ma realmente si può, senza dire una parola, si può, tra virgolette, sopportare questo modo di fare? Non penso che sia né utile né opportuno, anche perché, vi dico di più, io ho letto in questa dichiarazione di stamattina: sono risultati tutti negativi al coronavirus i pazienti sottoposti a tampone per essere venuti a contatto all'interno dell'area Covid dell'ospedale di Sciacca con un anziano asintomatico, poi risultato positivo al Covid-19. Ebbene, io non so quante persone sono venute a contatto con questo signore. Io non so a chi si riferiscono quando parlano dei tamponi fatti. Certo, io ieri sera ho detto che i due tamponi fatti, e mi riferivo certamente a cittadini di Santa Margherita, sono due tamponi negativi, ed erano il tampone della signora che ha avuto la sventura, la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Significa una signora che ha avuto un incidente stradale ed è stata per due ore e mezzo nella stessa stanza con il signore anziano. E poi mi riferivo a chi accompagnava il signore anziano, al paziente che accompagnava due cittadini di Santa Margherita. Ebbene, come dico, non so quanti tamponi hanno fatto e quante persone sono venute a contatto con questo signore. Però una cosa è certa: che l'altra signora di Menfi, che anch'essa ha avuto la stessa sfortuna, che si è recata presso l'ospedale di Sciacca perché è interessata all'incidente stradale, che ho sentito alle 18:30 circa, perché era sicuramente preoccupata, perché ha letto questa notizia, dice: ma caro sindaco, guardi che a me fino a questo momento il tampone non l'hanno fatto, e guardi che io sono stata per due ore e mezzo nella stessa stanza del povero signore che è risultato positivo, guardi che sono preoccupata. Non può... Dico, non penso che si riferissero a me dicendo che il mio tampone è negativo. Io il tampone non l'ho fatto. E allora io dico: accertiamoci a chi abbiamo fatto il tampone. Chi sono questi tamponi negativi? Quanta gente è venuta a contatto con questo signore? Perché, per quelle che sono le mie notizie, anche altre persone sono entrate in quella stanza. Per quello che ne so, la TAC, non so se ci sono uno o più TAC, se ci sono TAC riservate a... non penso che, tra l'altro, si può usare una TAC Covid a chi non ha fatto il tampone, perché sarebbe un concio senso, per cui presumo che la TAC è una, presumo, dico, non ne sono certo. Però mi hanno fatto rilevare che dopo
il Signore, altre persone hanno fatto l'attacco. Spero che anche in questo ci sia un protocollo che garantisca chi successivamente fa l'attacco di avere un luogo sanificato, gli strumenti sanificati. Non voglio fare io certamente nessun appunto, io parlo solo delle cose che so, io non parlo delle cose che non so. E allora il fatto certo è uno, che una paziente che è stata per 2 ore e mezzo nella stessa stanza con il signore positivo al Covid, ancora fino alle ore 18:30, non ha avuto fatto il tampone, per cui ritengo che, tranne se non si hanno doti divinatori di poter, diciamo, capire l'esito del tampone ancora prima che si faccia, ritengo che la dichiarazione del commissario non si riferisse a questa signora, che pare che sia una delle due signore che erano in quella stanza per l'incidente stradale, per il tempo che poc'anzi vi ho detto. E allora io ritengo che forse occorre un profilo un po' più istituzionale. Io ritengo che prima di fare proclami, perché io vorrei capire, dice, tutto ha funzionato alla perfezione. Grazie al fatto che tutto ha funzionato alla perfezione, siamo riusciti a non far sì che ci fossero altra gente contagiata. Onestamente, io più leggo questa dichiarazione, più mi chiedo come si possa oggi, cioè, giustificare quello che è successo, e addirittura, forse non so se dobbiamo fare un applauso, dare una medaglia di merito. Cioè, a posto di noi dire, guardate che è successo un fatto increscioso, che noi oggi con quello che c'è continuiamo a mettere le persone nella stessa stanza prima di aver fatto i tamponi, che non abbiamo nemmeno l'accortezza di assicurare almeno una stanza diversa, che non abbiamo l'accortezza di, prima di introdurre le persone negli ambienti comuni, di fare un tampone e sapere l'esito. E allora come possiamo realmente fare dichiarazioni che non hanno onestamente nessuna ragione di essere? Come si fa a dire quasi quasi ci meritiamo l'applauso per quello che abbiamo fatto? Perché allora il fatto è uno ed è incontestabile che nell'ospedale di Sciacca si è dimostrato ancora una volta la permeabilità. Ancora una volta è stato possibile che un paziente Covid alla fine stia insieme a paziente non Covid, che purtroppo i medici e gli infermieri anche in questo non riusciamo a tutelarli, che questa gente che lavora e si guadagna un pezzo di pane continua a essere esposta a rischi eccessivi. E allora dovremmo chiederci tutti insieme cosa fare per evitare tutto ciò. Come fare per far sì che non si possa ripetere ciò in futuro? Questo è un atteggiamento da persona che ha un profilo istituzionale, questo è l'atteggiamento di persona che veramente si rende conto del ruolo che ha. E allora poi è assolutamente, poi diventa insopportabile, diventa addirittura inaccettabile, diventa una cosa che non ha né testa né piedi. Poi andare avanti e leggere l'attenzione dei medici della radiologia e dell'area di emergenza, dice oggi il commissario, ha così permesso di evidenziare una carenza delle istituzioni non sanitarie che di certo non avevano vigilato sulla giusta applicazione della quarantena, visto che il soggetto novantenne, per lo più fermo a letto, è ipotizzabile che sia venuto in contatto con il virus all'interno del proprio nucleo familiare. Allora, siamo veramente oltre le soglie dell'ammissibile. Addirittura
c'è un tentativo veramente maldestro, veramente consentito, fuori da ogni logica e inaccettabile, dove addirittura si vuole scaricare la responsabilità di ciò che è avvenuto su una struttura non sanitaria che non sta attenta alla quarantena. Allora, andiamo per ordine. Premesso che a Santa Margherita di Belice, fortunatamente, tutte le persone che si sono poste in isolamento fiduciario e hanno fatto il tampone sono risultate tutte negative. Significa che nessuna persona che è stata posta in isolamento ha potuto far sì che si contagiassero altre persone, perché tutti appunto sono negativi. Per cui questa è la prima grande verità. Se tutti sono negativi, ciò significa che nessuno può aver contagiato persone che stanno a casa. Nella fattispecie, questo signore anziano positivo al Covid, a cui veramente auguriamo una prontissima guarigione, questo signore anziano ha un parente che il giorno 13 marzo è rientrato dall'estero. Il 13 marzo significa che non era soggetto a tampone, significa che finito il tempo di quarantena, di isolamento, tornava ad essere un libero cittadino, con i limiti dei liberi cittadini, che sono quelli comunque di stare a casa, uscire una sola volta al giorno, se necessario, tutto quello che sappiamo. E allora io dico che tutti gli altri sono negativi, per cui nessuno può andare in giro a trasmettere il Covid. Questo signore che ha fatto la quarantena prima del 14, quando iniziò l'obbligo del tampone, e ha fatto diligentemente la quarantena, perché si sappia che noi che abbiamo la fortuna di essere un piccolo centro, i controlli li facciamo, perché si sappia che la Polizia Municipale di Santa Margherita telefona tutte le mattine e fa anche controlli domiciliari per capire che tutto avvenga in modo giusto e corretto. E allora non è assolutamente accettabile questa larvata ipotesi che la responsabilità è di altri, per quello che mi riguarda, anche perché dico di più. Io sono certo che i margheritesi che si pongono in isolamento fiduciario, sono certo che stanno a casa, al di là dei controlli, perché sanno benissimo quello che è la responsabilità di uno che va in giro e possibilmente può trasmettere il virus. Ma detto ciò, aggiungo che la fortuna di essere un piccolo centro ci permette anche di fare i dovuti controlli, perché è così che va fatto ed è così che facciamo. Per cui posso tranquillizzare il commissario che non c'è stata nessuna negligenza da parte di strutture non sanitarie, nella fattispecie se si rivolge al comune di Santa Margherita, perché Santa Margherita sta attenta a ciò che fa. La nostra Polizia Municipale è molto attenta e lavora 24 ore al giorno, come lavora 24 ore al giorno il sindaco per cercare di combattere il coronavirus, che non ha certamente bisogno di queste dichiarazioni, perché io ci sta. Se qualcuno vuole, è detto che è bravo, vabbè, è bravo. Se qualcuno vuole magnificarsi, va magnificato, lo possiamo anche dire tutti insieme, va bene. C'è un signore che è il più bravo del mondo, che ha salvato la sanità nel territorio, che non so quale cose mirabolanti ha fatto, va bene, mi sta pure bene, però cerchiamo di avere realmente un profilo istituzionale, cerchiamo di capire di cosa parliamo, perché io ancora devo capire perché, se il riferimento al tampone negativo per caso è riferito a una signora che il tampone non l'ha mai fatto, questa è una cosa gravissima, cari amici,
Questa è una cosa gravissima e questo lo dobbiamo anche insieme accertare. Perché non tutti i pazienti che sono venuti a contatto con il signore positivo al Covid hanno fatto ancora il tampone. Questa signora di Membri, che mi ha autorizzato anche a fare il nome, io non faccio, che è seriamente preoccupata e che mi ha detto tante altre cose che io preferisco oggi non riferire, non riportare, perché io voglio avere un profilo basso, io non voglio fare polemiche, io non voglio strumentalizzare niente, io voglio stare tranquillo, ma io sono preoccupato, io da sindaco sono preoccupato. Ma come ve lo devo dire? Io da sindaco che sono in trincea tutto il giorno, che faccio tutto ciò che è possibile per stare vicino ai miei cittadini, per tranquillizzarli, io sono preoccupato, perché ancora una volta, il che se ne dica, la meravigliosa macchina dell'ospedale di Sciacca non ha funzionato. Questo è un dato obiettivo, oggettivo, non si può dire il contrario, cioè noi dobbiamo dire che è successo e dobbiamo fare tesoro di questa esperienza, affinché non accada. Allora dobbiamo stabilire se questo tampone va fatto a tutti prima di entrare in questo ospedale di Sciacca. Dobbiamo capire se anche se entrano, quantomeno dobbiamo garantire delle stanze singole fin quando non capiamo se i soggetti sono interessati al Covid-19. Cioè noi dovremmo invece, al posto di autocelebrarci, al posto di dire che siamo stati bravi, dobbiamo capire invece cosa fare affinché tutto ciò non avvenga più. Questo è il senso di responsabilità di chi amministra una cosa comune. Questo è il sentire di chi si preoccupa della salute dei propri cittadini. Ma dico, ma stiamo scherzando? Come dico, io ancora non so questo tutti a chi è riferito. Questo sono risultati tutti negativi al coronavirus, i pazienti sottoposti a tampone per essere venuti a contatto all'interno no Covid dell'ospedale di Sciacca con un anziano asintomatico. E allora, io non so con quante persone questo signore è stato a contatto. Una cosa è certa, che il tutti va spiegato. Il tutti va spiegato perché, ripeto ancora una volta, una signora di Membri, di cui io non faccio il nome nonostante sia stato autorizzato, non faccio il nome, mi ha riferito fino alle 18:30 di non avere ancora fatto il tampone. Questa signora per due ore e mezza ha condiviso la stanza con il soggetto positivo. Questa signora non so se ha fatto l'attacco nella stessa attacco del soggetto positivo. E allora veramente ritorniamo con i piedi per terra. Capiamo che abbiamo una grande responsabilità, che non vale a niente essere oggi i primi della classe. Non serve a niente, oggi noi abbiamo bisogno di tranquillità, di serietà, di compostezza, non abbiamo bisogno di vanesi, non abbiamo bisogno assolutamente di notizia, di prime pagine sui giornali, ma facciamo il nostro dovere come è giusto farlo, facciamolo con serietà. Capiamo che qualche cosa è andato storto, allora agiamo di conseguenza, sediamoci tutti insieme, in sinergia, discutiamo e troviamo delle soluzioni, perché abbiamo noi solo un unico grande dovere, che è quello di tutelare la salute dei cittadini. E allora, cari margheritesi, scusatemi che non abbiamo parlato questa sera delle cose nostre, ma io ci tenevo a dire quello che ho detto. Io ci tengo a dire quello che ho detto perché non è assolutamente possibile che rispetto a una defaillance addirittura si cerchino consensi dicendo che tutto è andato bene, è andato per il verso giusto. Niente è andato bene, niente è andato per il verso giusto. E allora dobbiamo agire di conseguenza da persone responsabili. E io sono sempre a disposizione per sedere, confrontarmi e dare il mio contributo, anche se modesto, per risolvere i problemi. Io ripeto, ancora oggi aspetto notizie, nonostante ho chiesto più volte il perché di alcune cose, ancora oggi aspetto notizie. Ma non solo io, siamo tanti sindaci e la società civile e il mondo dell'associazionismo che ancora non ha notizie certe su nulla.
cari amici e cari concittadini, una buona serata. Noi margheritesi ci vediamo domani sera per il nostro puntuale appuntamento.